Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 15. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 15, episodio 168, Mio Podcasting. Ciao. Burn and Permafrost Thaw Interaction, The Terrestrial Ecosystems and the Permafrost. È di questo che andremo a parlare in questa rapida bloggata audio, che poi vuol dire gli incendi, le interazioni del permafrost che si scioglie e gli ecosistemi terrestri nel permafrost. Se volete espandere il tema, il link della mia bloggata che riporta il mio radar lo trovate in descrizione di questo file, che è la traduzione e sintesi in italiano della conferenza gratuita in cui partecipavano il dottor Brian Buma dell'Università del Colorado e il professor Vladimir Romanowski dell'Università dell'Alaska Fairbanks. Dunque, cosa vi posso raccontare brevemente in sintesi? Il dottor Buma dice che il gruppo di ricerca dell'Università di Denver segue il progetto multidisciplinare che spazia dagli ecosistemi, microbiologia, idrologia e alla glaciologia per lo studio del permafrost in Alaska. Sono registrati in Alaska dal 1984 un numero crescente di incendi. Tali fenomeni sono seguiti con molta attenzione perché possono innescare un rapido e totale cambiamento ambientale in Alaska. Gli incendi in Alaska sino al 1984 ad oggi, che la data è del webinar del 2020, hanno interessato tra il 18,75 e il 29,5% della superficie della regione e circa il 3,6 e il 4,4% degli incendi esplosi dal 1984 possono riaccendersi nello stesso luogo. Ci sono anche albi in Alaska degli incendi accaduti prima del 1800 e il gruppo dell'Università del Colorado segue appunto la faccenda. In breve dice che cresce, quali sono le implicazioni per il permafrost e tutto questo? Cresce l'impatto solare sul terreno perché c'è meno ombra, cambia la composizione chimica del terreno e della superficie. Sono in studio attualmente gli impatti sulla capacità di accumulare neve e come il territorio muti in termini di solidità e smottamenti ed in che misura gli incendi precedenti sono un freno oppure un acceleratore per nuovi e futuri incendi. Quindi niente, il professor Romanowski invece dell'Università di Alaska Fairbanks dice che gli incendi impattano sulla stabilità del permafrost. In due parole, il permafrost è influenzato fortemente dagli incendi. Gli incendi bruciano lo strato di superficie organico presente sul terreno. Gli incendi abbattono la capacità degli alberi di intercettare i fiocchi di neve durante le nevicate. Dopo l'incendio il suolo ha una composizione chimica che è molto diversa dalla situazione precedente. Soprattutto il nero del bruciato del suolo con l'assenza di alberi cambia l'albedo del suolo in modo molto significativo ed è questo l'impatto principale, tanto che si riduce in modo elevato la presenza di permafrost di 1,5 metri perché il permafrost si squaglia. Lo scioglimento del permafrost accade quando nei periodi invernali il permafrost non surgela completamente e quindi nei periodi estivi si scioglie rapidamente andando ad intaccare lo stock di permafrost presente sottoterra. La temperatura dell'aria, la copertura del manto nevoso con la sua temperatura, la temperatura del suolo attivo che varia tra 0 e più 3 gradi, composto da elementi chimici di un humus organico. Il suolo è molto poroso, tanto più è elevata la sua termoattività, tanto più scalda il permafrost inferiore perché il suolo attivo trasferisce la temperatura dell'aria verso il suolo più profondo. E poi abbiamo la temperatura del permafrost che varia tra 0 e meno 1,5 gradi e se rimane sempre sotto lo 0 è permafrost stabile. Nelle zone bruciate infatti in 10 anni il permafrost tende a sciogliersi dagli iniziali meno 0,5 metri, dopo 10 anni si raggiunge anche gli oltre meno 4 metri di scioglimento del permafrost, perché manca l'ombra degli alberi ed il nero del bruciato assorbe il calore
cambia tutto l'albedo della zona bruciata, che assorbe il calore atmosferico come una spugna. Il terreno attivo, con temperature superiori a 0 gradi, trasferisce calore dall'atmosfera verso il profondo della Terra. Il permafrost inizia a destabilizzarsi ed a sciogliersi. Questo processo impatta fortemente in estate, ma quello che accelera lo scongelamento del permafrost è poi la rimozione della superficie organica, che causa una maggiore termoconduttività. Domande e risposte con il pubblico: quanto il disboscamento incide sullo scioglimento del permafrost? Ecco, il professor Romanowski risponde: non lo so, la mia collaborazione dalla ricerca all'Università di Denver è come gli incendi impattano sul permafrost. Che tipo di vegetazione si ricrea nelle zone bruciate? Risponde il professor Romanowski: se sulla zona bruciata cresce erba verde ed alberi, il permafrost necessita di molto tempo per riformarsi. Solo la presenza anche sottile di un humus biologico può permettere una ricostruzione del permafrost negli anni successivi, proprio perché rallenta la convezione termica. Come la presenza di ghiaccio sul suolo blocca gli incendi ed aiuta la creazione dei permafrost e del livello di humus organico? Risponde il professor Romanowski: la presenza di tanto o poco ghiaccio può cambiare totalmente la condizione del suolo di superficie. Lo scongelamento di ghiacciai provoca il rilascio di acqua e il drastico cambiamento di tutto il sito in poco tempo per lo scioglimento del ghiacciaio. Cambia il suolo in termini di idrologia, perché anche se il ghiacciaio si scioglie, l'acqua scorre, crea un livello di terreno attivo, ma in inverno l'acqua si gela e quindi crea un manto di protezione per il permafrost. In genere il permafrost non si scioglie durante la fase di scongelamento di un ghiacciaio. Tuttavia la scomparsa del ghiaccio con il colore bianco, il cambio dell'albedo di tutto il territorio, crea altri nuovi positive feedback che prima non c'erano. Si innesca quindi l'esposizione del terreno e si attiva un livello di terreno che è in scongelamento una volta che il ghiacciaio si è sciolto. Quindi anche il permafrost poi, dopo che si è sciolto il ghiacciaio, inizia a sciogliersi anche il permafrost. Ho volato molte volte sull'Alaska, anche nella parte dell'Alaska dove c'è la tundra e coste basse e poche colline. Mi sono sempre chiesto: come faccio la tundra a prendere fuoco? Risponde il dottor Buma: non ne ho la più pallida idea, non ho risposte in merito. Sicuramente non è autocombustione. A quelle temperature e in quei luoghi, anche in estate, quindi non esistono processi naturali tali da creare autocombustione. Storicamente in Alaska ci sono sempre stati incendi, ma nelle foreste gli incendi nelle foreste non sono fenomeni nuovi. Accadeva anche nel secolo scorso, nel 1800 e nel 1900, ci sono appunto evidenziati incendi in Alaska. Però di questa faccenda, di questa strana faccenda di incendi che si sviluppano nell'Alaska del Nord, dove c'è presente la tundra, è un fenomeno nuovo. E quindi hanno carattere, diciamo, di tipo artificiale, perché non ci sono processi naturali che possono dare luogo ad autocombustione. È questo un fenomeno nuovo che a volte detonano anche due o tre volte sempre nello stesso posto. Tutto questo, ecco, non era mai accaduto nel 1800 e nel 1900, e però se ne sta occupando l'agenzia federale FAA per cercare di capirci qualcosa, sia di chi è, chi sono gli americani che si recano al nord dell'Alaska nella zona della tundra con coste basse e vi appiccano incendi. Ok, per questa puntata è un po' tutto. Se volete espandere il tema Burn and Permafrost-Stow Interaction, the Terrestrial Ecosystem and the Permafrost, il link lo trovate in descrizione, sarete catapultati alla mia bloggata del blog Mio Radar, dove potete trovare una traduzione e sintesi in italiano della conferenza. In alternativa potete fruire la conferenza, che però è in inglese. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.